E ciao raga, bentornati su The Nerd Station con un nuovo appuntamento con Mortal Kombat X. Facciamoci di malo. Dopo l'ultimo capitolo che abbiamo incontrato, che era quello di Dvora, la signora degli insetti, andiamo avanti a vedere il prossimo capitolo, che dovrebbe essere l'ottavo. Una bella trama questo Mortal Kombat. Capitolo 7, Takeda Takahashi. E vediamo chi è il protagonista di questo capitolo. 5 anni prima, è tutto 5 anni prima qua, eh? Ci si sbaglia. Scorpion. Arrenditi. Ben fatto. Cos'è l'allievo che supera il maestro? Classica minchiata giapponese. Adesso sei un Chojin. Mio onore, maestro Asashi. Ecco. Ora che sono un Chojin, come servirò il clan? Dove l'ha appesa? Non c'è niente dietro. Il tuo futuro non è nello Shirai. Sei magnetica? Ma il clan è la mia famiglia. Quando ti ci ho portato, ho promesso a tuo padre. Io non ho un padre. Sì, ce l'hai. Ed è orgoglioso di te. Un Chojin in tempo record. Sapevi sarebbe venuto? E non hai detto nulla. Sapendo avresti avuto questa reazione? Sì. Takeda, tuo padre non è un nemico. 10 anni. Nessuna visita. Niente. Mi hai abbandonato. Io non ti ho abbandonato. Avevo 8 anni. Mia madre era appena morta. E ora torni. Pensi di poter riapparire come il padre orgoglioso? Figlio, io... Intreccio di trame che io c'è in questo gioco. Io non sono tuo figlio. Ecco, quindi... Con questa scusa ci facciamo fuori. Toh, una bella semaforata nel muso. Anche un bel motore. E non ci si pensa più. Infatti, arrenditi. Ma cosa cazzo? Basta. Anche lui non ci scherza. E gli fa un col braccio io. Che sfortuna. Una volta colpito non ti può più parare. Niente, uno pari. Io e la battaglia siamo uno solo. E dai, e dai. Insomma, avevo iniziato bene. Non ti liberare, no. Non lo so, ma forse ho schivato la X-Ray. Lasciami. Yeah.
Ne hai prese dal tuo figliolo. Ora alzati. Voglio sbatterti a terra di nuovo. Giusto, con che cattiveria? Con Takeda, quale cattiveria? Smettila. Kenshi non ti abbandonò. Ti portò qui per proteggerti. Proteggermi da cosa? Da coloro che assassinarono tua madre. Lei... lei è morta in un incidente. Questa è la storia che ho chiesto al maestro Asashi di raccontarti. Nel frattempo bevo, eh? Ma in realtà, tua madre è stata uccisa dagli assassini del Dragone Rosso. Il bersaglio ero io. Sōchin è stata la vittima. Ecco, ancora peggio. È stata colpa tua! Tuo padre ha dedicato tutta la sua vita a combattere animali come il Dragone Rosso. Sono loro a essere senza onore. E qui si parla di onore. Tutti i cliché sono un campo. Non dovevi nascondermi la verità. Anteso. Avresti cacciato gli assassini di tua madre impreparato. Non avrei potuto rischiare. Il maestro Asashi ha affinato la tua arte nel combattere. È giunta l'ora di completare il tuo addestramento. Come? Come hai fatto? Siamo telepatici. Un dono di famiglia. Posso leggere nelle menti. Addestrandoti, scopriremo le tue capacità. E poi cacceremo il Dragone Rosso. Insieme. E così si sono riappacificati. Torniamo al presente. Questa è opera di Dvora. Non c'è dubbio. Solo lei può procurare queste ferite. Quella Dvora è piena di sorprese. La domanda è, sta lavorando con qualcun altro? Che c'è? Diavolo, ci ha sentiti. Ok, formazione standard a diamante. Takeda, sei la punta. Jackie, coprici le spalle. Kung Jin, copertura aerea. L'avrai. Sono i terrestri. Dvora li ha liberati. No, in realtà non è andato proprio così, però siete liberi di credere ciò che volete. Andate Gasu! Che sparisce. Cosa c'è, un quick time? Cosa? È un quick time. Ma io sono telepatico. Giusto. Niente, un macchiappi. Un po' facilotti come quick time, eh? Per la lingua, per la lingua. Kyle, eh? Oh, uno non dominante. Ma... cos'era quella doppia palletta di merda? Basta, ora lo schiaccio all'angolo. Basta con quelle pallette. Oh, schianta. Bel combattimento old style. Basta. Allora, ho gli X-ray pieni, lo potrei anche fare, ma non so come si fanno con questo personaggio. Che dovrebbero essere tutti uguali X-ray, in realtà non me lo fa. No, mi è troppo rallentato. Olle. Abbiamo levato di uno reptile. Due da fare.
modo di dire cinese. Quando torniamo lo insegni anche a me. D'accordo, vado ad aiutare Ermac. Faccio io. Ecco fatto. Credi di farcela da solo? Sei coraggioso o folle? Che cazzo sarola si chiama questo? Aaron Black. Tiè, becchiti questo. Anche questo. Posso fare anch'io. Tanto per farvi vedere. Volevo prenderlo l'alvolo e tirarlo e l'ho fatto una cazzata. Come si fanno gli X-ray, porca puttanaccia. Toh, becchiti questo montante e schiatta. Vabbè, esagerato. Sì, e poi? Posso giocare anch'io? Dai, manca poco. Oh. Coraggioso o folle, sono vivo. Tanto che comincia. Chi è questo? Chi è? Vediamo che c'è da imparare qui dentro. Mi sta ciucciando di corpo, niente. Intrappolate all'interno. Noi esistiamo per servire, legati dalla magia di Shokan. Il caos. Le voci. Noi siamo tanti. Tu sei uno solo. Le tue abilità impalliscono di fronte a noi. Chi è lui? Ermac. Ciao Ermac. Beccati questo. Ma mollami. Non ve li dicolo, ma lui è forte. Ah, distratto. Mio. Tanto è quello che voleva fare lui, no? È già due volte che tenta di farmi una presa. Finito di giocare. Beccati questo. E mi tira le cose. Maleducato. Dai, è la terza volta che ci rompo lo stesso braccio. Che si è fatto di gomma. Ecco. Chi è? Ho sollevato un attimo il visino. Porca vacca. Beccati questo. Beccati questo. No, se l'è parato.
Hai finito di tirare quelle schifezze? Non mi do a Moroshi. Tiè. Con un calcettino ben assestato. Ne ho abbastanza del regno esterno. Capisco perché mio padre si è ritirato. Dobbiamo trovare Dvorah e l'amuleto. Andiamo, si riprenderanno presto. Con dei cali di framerate clamorosi in questo pezzettino qui. Dvorah. E i terrestri? Ha rubato l'amuleto. Poi li ha aiutati a fuggire. Ci ha traditi per il dio del tuono. In pratica Dvorah te l'ha messa in culo. Preparate le legioni. Andiamo nel regno della terra. Stratteremo l'amuleto a quel diavolo di Raiden. Raiden non c'entra nulla. Siamo ancora interi. Pare che nessuno ci segua. Avete stabilito dove fosse diretta Dvorah? Crediamo che vada al mare di sangue. Diavolo. Papà. Sto venendo qui, da Quan Chi. C'è un portale segreto vicino al mare di sangue. Quan Chi l'ho costruito quando ci preparavamo a invadere il regno esterno. Grande. Papà, che stai facendo? Perché sei nel regno occulto? Adesso chi è? E direi che per oggi può finire così. Se vi è piaciuto il video, cliccate tanti bei mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, iscrivetevi pure alla pagina Facebook, Google Plus, Twitter, link qua sotto nella descrizione. Andate a vedere anche gli altri video di Dragon Ball Xenoverse, Resident Evil Revelation 2, le retro recensioni, gli speciali, tutto quello che troverete in questo bel canale. Mi raccomando, il mi piace e iscrivetevi. E come sempre, raga, stay tuned! Ciao!